Bruna Trattoria, il piacere del gusto, perché quando mangi bene ti viene il sorriso. Kiss me, drive me crazy. Would you do that for me, lady? So che questa in questo momento è una lite matrimoniale, perché il rapporto amorale è in crisi, perché lui non si vuol mettere a dieta e quindi insomma questo succede. Sì, poi, io sto appena dicendo, però niente. Poi dici, senti, mangia di un'emozione, lui invece la rigetta, come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare? Mi piacciono di più i cibi che le emozioni. Però insomma, però capiamo, lui ha ragione, perché dice io compro delle cose talmente buone, proprio genuine, di super qualità. Poi le cucino talmente bene, dai, devo mangiarle per forza. Ma infatti faccio bene io. Io vengo, ma non è che vengo tutti i giorni come fa Enzo. Infatti si vede Enzo e vedi io. Sei incicciottito. Ma perché qui si mangia bene. No, vabbè ragazzi, non dai. Si può ordinare qualunque cosa. Non è che noi qua vi facciamo incicciottire. Noi qua vi rendiamo felici. Così. Ma le emozioni sono sempre cicciotte. No. Qual è il segreto della felicità secondo te? Ma non lo so, sono tanti i segreti della felicità. Io ne conosco uno. Me ne viene uno su. Ma io ne conosco uno. Ma io ogni volta che vengo qui il sabato ti emozioni. Sì. E quello è il segreto della felicità, è venire qua il sabato. Ah, allora come si chiama il segreto della felicità? Ha un nome proprio. Trattoria. Brava, ma com'è preparata lei. Vabbè, allora possiamo andare a servire i nostri clienti questa sera. Venite. Melt into me, lady.
Sto curiosando, devo capire qui che cosa c'è. Ecco. Allora, qui che cosa c'è? Che cosa c'è? La linea. Scusa, chi sei la tu? Sono la linea. Un passante. C'hai la linea? Mm. Sei provvisto di linea. No, tu c'hai la linea, io sto fuori linea. Sì, no, la linea nel senso... Siamo in linea. Allora, siamo da Bruno Trattoria. Cominciamo a dire le cose come stanno. Adesso o mai più? Me l'ha detto poc'anzi un amico, l'hai sentito? Sì. Adesso è quello che conta. Adesso. Perché adesso da Bruno Trattoria è subentrato il pesce. È subentrato il pesce. Allora, dovete sapere che proprio ieri, dice, ma tu hai visto la foto pubblicata? Dico sì, ho visto la foto in cui tu facevi le danze con un polipo. Sì. Perché lui ha messo qualcosa come 5 foto in cui c'aveva questo polipo in tutte le posizioni. Però te le sei viste? L'hai vista? Le ho viste, mi ha fatto un po' strano, perché però ti devo dire la verità, ho pensato sarà sicuramente più buono una volta che è in pentola. Sì, no, era buono anche crudo. Era buono anche crudo, buono, a me piace il pesce crudo. Era pescato, da me e mia moglie. Come l'avete fatto? Fai anche il pesce crudo quindi? Sì, è normale, facciamo anche il pesce crudo. Wow, sì. Bene, bene. Quindi insomma, Bruno Trattoria da adesso non solo carne ma anche pesce, ma soprattutto pesce crudo. Adesso mi hai detto una cosa che mi mandi in delirio. Se poi mi fai trovare vicino al pesce crudo anche il pepe rosa, grani interi, giuro che ti sposo. No, è già sposato, mannaccia, per un pelo. Ma che peccato. Peccato. Che peccato per te. Allora, mi prendi per la gola anche con il pesce. Quindi diciamo in quanti che pesci abbiamo e quanti modi li possiamo preparare. Stasera abbiamo questi pesci qua, poi non lo so, domani che peschiamo io e mia moglie, perché noi abbiamo comprato una barca, barchetta. Bravo. Sì, finito di lavorare. Così la mattina andate a lavorare di buon'ora, che facciamo? Andiamo. Invece che stare col bambino. No, andiamo col bambino. Bravi. Andiamo col bambino, andiamo a pescare, quello che troviamo. Ma per esempio, stanotte come abbiamo... Come Sanpei, io ti immagino, con il pantalone corto. Stanotte abbiamo trovato un trancio di tonno rosso. Solo un trancio abbiamo trovato. Solo un trancio, è arrivato, questo tonno e ha detto, vabbè, io mi divido in tranci, prendete... Poi abbiamo trovato le vongole, abbiamo trovato le mazzancolle, abbiamo trovato... Le mazzancolle mi piacciono tantissimo. I maruzzilli pure abbiamo trovato. Io li guardavo e dicevo, ma sono veri? Sì, sono veri, ma come? Che cosa credi? Io non li mangio mai, pensavo fossero decorativi, invece sono veri, sono proprio maruzzilli, ma non li mangio mai. No, non li mangio. In realtà, ti giuro, non li ho mai trovati da nessuna parte. E poi abbiamo trovato i gamberi viola... Invece questi pesci con la bocca aperta che cosa ci stanno dicendo? Vogliamo essere mangiati. Vedi, quello... gli scampi. Poi abbiamo trovato anche il capicollo, la pancetta. Sì, combinato benissimo col pesce. No, in realtà vedi, li abbiamo ben separati. Il capicollo invece si sposa bene con l'anduia. Con l'anduia, sì. Ok, con l'anduia. Anduia. Con il pecorino, mamma, che formaggi buonissimi che abbiamo qui. E poi naturalmente non manca mai il nostro maialino da latte che prepariamo con... Mai. E spesso lo prepariamo con le nocciole, lo glassiamo l'aceto balsamico, vabbè, come capita. Buonissimo. Io prima, ragazzi, ho sperimentato anche un'altra cosa che lui ha buonissima, che devo capire in che modo la prepari, e cioè il pesto fatto da te. Il pesto? Il pesto. Il pesto. Vabbè, ma questo non è il pesto. La pronuncia cambia tutto, ragazzi. No, questo non è pesto quanto... Te l'ho detto già prima, è una pasta di rucola con patate, ma giusto per... Ah, non è un pesto vero e proprio. È simile a un pesto. Nel caso sarebbe un pesto, non un pesto. Vabbè, ma... un riesce pesto? Riesci a dire chiesa? Chiesa? Lo sai che si dice con una C, no? Con tre C, come diciamo noi. Chiesa? Chiesa, riesci a dire chiesa? Chiesa? È difficile. Chiesa? È più difficile dire pesto. Questo pesto? Pesto? A me viene da dire pesto. È una pasta. È una pasta di pesto. Pasta di patate con rucola. Ma è una pasta di pesto? È una sciocchezzeria, una proprio. Sciocchezzeria? Ma sì, ma mi piace. Ma le cose buone sono quelle genuine, semplici, naturali, insomma. You know, it's kind of hard to give up a love that really turns you on.
kind of love that makes you strong, but all sometimes it just don't work out. So you keep hanging in there, you just keep hanging. 'Cause love means that much. Hey, hey. Listen. I never thought that I could possibly care. We were supposed to enjoy a simple affair. But how unkind it is to put me in a spin. 'Cause you've gone away and look at the trouble I'm in. Now that I'm hanging, loving in Spain, I can do with anything less. Now that I know how it ought to be, no other love does it for me. So many times it's just the same old routine. Same old. I go through the motions, but it don't mean a thing. No, no, no. I start to fall in love and stop to compare. Halfway to heaven, I know I'm not gonna make it there. Now that altro abbiamo? Alici? Sa anche scritto volendo, colatura, acciughe sotto sale, tonno, e vedi quei palloni? Sono tartufi. Mamma, come sono buoni! Sì. Allora, questa sera ti ho visto preparare un risotto buonissimo con sopra il tartufo. Sì. E siccome tu sai che il tartufo è la mia passione. Sì. Quindi, cosa hai detto? Cosa? Ho detto che te ne regalo uno. Sì! Hai fatto finta di dirmi no, ma dove lo posso comprare, dove lo posso comprare? Vabbè, che non avevo capito che lo volevi, vabbè. Certo che lo volevo. D'accordissimo. No, ma io lo compro anche, non so dove si compra, sul serio. Perché lui c'ha un tartufo che non è una roba normale, ragazzi, è una roba pazzesca. Ti voglio, no, ti voglio. Io guarda, veramente, a me dispiace perché loro da casa non sanno che cosa accade quando... Enzuccio, rimetti il coperchio perché il momento più bello è quando tu arrivi... Mamma, lo sentite? Io sono... Dovete sapere, questo ve lo devo confessare, io sono proprio un cane da tartufo. Ah... Io mi inebrio quando sento il profumo del tartufo, ma è una cosa buonissima. Vabbè, quindi, chi veramente ama il tartufo e vuol mangiare il tartufo buono, perché quello è uno e uno soltanto, deve venire da Bruno Trattoria, perché ve lo proponiamo veramente in tutte le salse. Sì, in tutte le salse. E poi quanto ne mette il piatto? Vabbè. Il menù questa settimana l'abbiamo messo. Si può mettere il tartufo sul pesce? È quello che ti stavo dicendo, abbiamo fatto un carpaccio di tonno affumicato con pecorino toscano, rucola e scaglie di tartufo. No, è un piatto bellissimo. Mentre in versione di terra il risotto che hai visto tu con mozzarella di bufala e tartufo. Che buono! No, va bene. Non lo voglio pure io il tonno con il tartufo. Sono piatti che mi ha suggerito Enzo. Sì, l'ha detto lui. Guarda, soprattutto il tonno col tartufo è combinato bene.
con il pecorino. Quello poi ci sta benissimo. Io lo sapevo, con un pochino di rucola. Giusto un po'. Giusto un po', che a Enzo piace tanto la rucola, quindi insomma. Sì, a lui piace rucola, balsamico. Tanto. E sale doppio sulla carne. Sale doppio sulla carne. Sono tre cose per le quali lui impazzisce. Ecco. A borro, direbbe da quella parte, a borro. Allora, pesce e non solo. Ricordiamo un pochino, oggi quanti che primi piatti abbiamo fatto? Oggi abbiamo fatto questo risotto che ti dicevo, poi abbiamo fatto delle strascinate con salsiccia a punta di coltello, melanzane, pomodorini del Piennolo. Poi abbiamo lo spaghetto. Questi pomodorini gialli, guarda che buoni questi pomodorini gialli. Poi abbiamo questo spaghetto semplice al pomodoro, al sugo di pomodorini corbarini, bello con basilico e grana, di una semplicità assurda. Poi abbiamo fatto un risotto, ricetta classica alla pescatora. E poi abbiamo fatto una linguina ai frutti di mare. La cosa sfiziosa è che io ci metto dei pomodorini freschi e poi una buccetta di limone in manteca. Buona! Che dava un po' di freschezza. La buccia di limone è buonissima. Da quella freschezza alla dolcezza dei frutti di mare. E questi sono i primi di questa sera. Allora, io dovete sapere che quando vengo ne approfitto, mi metto sul bircio, guardo, faccio domande, perché poi è la mia passione, no? Insomma, la cucina. Sì, come, quindi poi ti vedo che... Come no? Ma vuoi smettere di prendermi in giro? Perché dici di no? No, dico immagino. Lui non si aspetta che io sappia cucinare. Invece io cucino Sofia e sono... Loren. No, immagino, come no? Che c'entra aspetta Sofia Loren? No, nel senso... No, lei c'ha un sacco di soldi più di me. Ma al di là dei soldi, ma non è una questione sempre di soldi, la vita. È anche... E appunto, infatti io cucino perché mi piace. E c'ho manco quello, che devo fare? Cucino, almeno mi piace. O se no, intervisto Bruno... Alessandro Bruno di Bruno Trattoria. Comunque qui i bocconcini sono finiti. Sì, secondo me li ha mangiati tutti Enzo Pellegrino. Bisogna rimettere, è rimasto solo acqua. Sì, solo acqua, non c'è più nulla. Va bene, allora ricordiamo che noi siamo aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Sì, tranne il martedì. Tranne il martedì siamo chiusi tutta la giornata. Quindi sì. Tutto quello che noi vi diciamo, tutte queste cose buonissime, non è che dovete mangiarle soltanto la sera, le potete venire a mangiare anche ad ora di pranzo. Enzo Pellegrino, cosa vuoi? Fatti tuoi. Allora, mi sono persa un attimo, ricordiamo un appuntamento importante. Che appuntamento? È appuntamento importante, cominciamo, noi siamo soci Slow Food, cominciamo con il Master Chef. Master. Cominciamo con il Master Chef. Master of Food. Diciamo, Master che food, cosa succede? Sì. Niente, è un, come tu puoi ben leggere... Come tu puoi ben leggere? Ecco, posso ben leggere, zoomando. 9, 16 e 23 maggio 2017, 3 lezioni, ore 20, insomma, 20 ore. Ore 20, dalle ore 20 in poi, insomma, il 9, il 16 e il 23, ci saranno queste lezioni di cucina. No. Le posso definire così? Come tu puoi ben leggere. E dove leggo? Lezione di cibo, buono, dove era scritto qua? Buono, pulito e giusto. C'è scritto questo? Cos'altro devo leggere? Niente, verrà... Dillo! Stavamo scherzando, però vabbè, niente. Ma non sta scherzando, è vero! In queste date, 9, 16, 23 maggio, ci saranno 3 lezioni. E sono tenute proprio da... Il termine di iscrizione, naturalmente hanno fatto l'iscrizione, il termine di iscrizione è fino al 20 aprile. Allora dici, le lezioni chi le terrà? Sì, verrà un docente proprio della Slow Food che ci farà delle lezioni sull'olio, sull'assaggio dell'olio e quant'altro. Ah, ecco, sull'assaggio dell'olio la lezione. Sì, a tutti verrà... Mia moglie. Ma vuoi parlare, scusa, ma perché ma come devo fare? Ogni tanto prende e si interrompe, non lo guardare, si vergogna più della moglie che della telecamera. Ma come l'hai fatto il figlio, mi domando? A luci spente. L'hai vista e hai detto, no amore, ti prego, mi metto vergogna, non ce la faccio. A luci spente. Vabbè, comunque, c'è una cosa importante. Faremo questa. A tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, dato dalla Slow Food, e niente, sarà una cosa molto quindi interessante. Quindi l'assaggio dell'olio è buonissimo. Parliamoci chiaro, l'olio è l'alimento base della cucina mediterranea. No, ma l'alimento base è ogni quindi, cosa, l'alimento più buono che c'è in assoluto. Non è più buono, ma è base. Ma è buonissimo, io amo provare l'olio. Quando io arrivo a tavola e c'è un olio buono e mi porto nel pane, io voglio sempre l'olio perché quando è buono si sente. Cosa che dici, dovresti essere quanto a me, ma è impossibile, se non dici bugie. Tesoro, ma tu sei un po' invidioso perché io mangio e non metto. Bravo, sono ecco, così sta bene, mi sto ogni volta dice che quello che dico non è vero.
Allora vi ricordo il 9, il 16 e il 23 maggio 2017 noi avremo queste tre lezioni alle ore 20 con per l'appunto questo insegnante, potremmo definirlo così, un docente della Slow Food, perché ricordiamo che Bruno Trattoria è associato alla Slow Food, verrà qui per fare questi assaggi di olio. Olio esatto. Non buono di più, e al termine dei quali verranno lasciati anche degli attestati. Esattamente. Ovviamente per partecipare a queste tre lezioni bisogna iscriversi, e quindi ne approfittiamo. Ricordiamo che le iscrizioni terminano il 20 aprile, quindi mi raccomando, affrettatevi. E vi diamo le info per prenotare: 328 75 24 067. Esatto. Poi ce n'è un altro? 339 79 06 222. Ok. Questi numeri che magari vedrete anche in sovraimpressione per chiamare e iscriversi. E poi invece qual è il numero che chiamiamo per venire a mangiare da Bruno Trattoria? 331 366 5737. Questo è il tuo numero, chiamatemi raccomando a tutte le ore del giorno e della notte. Adesso dai anche il numero di grazia. Non ci pensare proprio. L'ho fatto apposta. Non ce l'ho neanche io. Io quello lo immagino, insomma, lo fate apposta perché così lei non ti sente. Allora, Bruno Trattoria, vi aspettiamo tutti i giorni a pranzo e a cena, di giorno, di notte, a colazione, al pomeriggio, sempre. Uno squillo scende il pomeriggio. Lui scende, vi prepara la colazione, vi prepara da mangiare, insomma, bene. A pranzo e a cena, perché per deliziare il palato, le cose buone, fresche che ci offre l'orto, che ci offre la natura, che ci offre il mare, che ci offre, insomma, la cacciagione. Ma più che altro le grandi distribuzioni. No, beh, grandi distribuzioni, sì, dai. Ma sto scherzando. È che è un fast food. Sto scherzando. Allora, ragazzi, vi raccomando, ascoltate me, non ascoltate lui. Mai. Perché lui non è bravo a portare acqua al suo mulino, gliela devo buttare io l'acqua secchiata, gliela devo buttare. E mi raccomando, ricordate che noi abbiamo una scelta di vini buonissima. Vabbè. Sì, è quasi se infinita. Che io sia di parte, non mi credete, venite, provate e poi me lo dite. Ah, sì, certo. Facciamo una scommessa. Così poi lo dite che Manuela non dice le bugie. Ah. Allora, Bruno Trattoria, vi aspettiamo.